queste due gemelle avranno delle vite molto diverse. Una ha un papà milionario e l'altra una mamma che vive di stipendio in stipendio. Il papà ha portato la bambina nella sua villa di lusso. La mia bambina dorata ha bisogno di una coperta coordinata. Prendi del tessuto. Snap! Ora fascia la bimba. Oh, com'è elegante! Aggiungi una rosa e una corona. Ora la bambina è comoda e al caldo. La mia piccola principessa finalmente ha un look da ricca. Ti piace il tuo sonaglino? Sei il mio piccolo tesoro. La tua vita sarà meravigliosa. In un luogo lontano, una mamma sta guardando con lo stesso amore un'altra bambina. La bambina è cresciuta. Adesso sta giocando con i suoi giocattoli preferiti. Mia figlia ha bisogno di un posto migliore per giocare. Danny, trovami dei muratori che le costruiscano una casa. Sì, signore. Disegna i pezzi sul cartone pressato. Copri ogni pezzo con un'imbottitura morbida e avvolgi nel tessuto. Quanti colori! Andiamo con il rosa. Ci servirà la gomma piuma per fare il tetto. Trasforma il tulle in tende. E metti delle stelline sul muro. Questi fili stellati sono bellissimi sul baldacchino. Le piace giocare qui? Sono felice che lei sia felice. Penso che tu abbia dimenticato i tuoi amici. Giochiamo insieme. Ci servirà la tua scatola. Dispiegala. Disegna le finestre. E inizia a mettere i mobili all'interno. Copri i punti di attacco con lo spago. Che dolce casa delle bambole! Questa ragazza non è ricca, ma è molto intelligente. La mia ragazza di talento avrà una vita fantastica. Penny sta facendo dei progetti, ma con cosa può costruire una casa delle bambole? Sua mamma le ha portato dei materiali. Ben presto, Penny si costruisce una bella casa delle bambole. Oh wow, sei fantastica, tesoro! Crescono così in fretta. Metti dei pezzi in una tazza. Voilà, ecco la magia! Ora taglia i pezzi per fare un vestito dal tessuto à pois. Basta cucirlo e il gioco è fatto. Ora aggiungi i bottoni. Crea delle vecchie scarpe con l'argilla leggera. Risolve complicati problemi di matematica da quando era piccola. Appena avuto l'idea per una nuova attività. È così presa dal lavoro che si addormenta alla scrivania. Hey! Oh, stai dormendo. Mamma, mi è venuta un'ottima idea. Sei così intelligente, Penny. So che otterrai tutto ciò che desideri. Voglio un vestito nuovo! Ciao! Ecco una sottogonna in tulle. Aggiungi un corsetto. Mettile le calze bianche e scarpe rosa. Perché non sono d'oro? Oh, cambiamole! Così va meglio. So sistemarmi i capelli da sola. Sei una bambina da $1 milione. Rosa di cattivo umore oggi. Tesoro, scommetto che adorerai questo elicottero privato. Guarda, puoi volare ovunque. Non mi interessa. Guarda, un biglietto per il campo estivo. Vuoi andare? È
fantastico! Ha portato con sé una foto di famiglia. Rose sta per partire per un'avventura. Iscriviti al nostro campo estivo. È la mia occasione, ma i biglietti costano troppo. Forse dovrei iniziare la mia attività adesso. Crea una recinzione con le palettine da caffè. Mettici sopra un pezzo di cartone. Limonata! Metti le bandierine di carta sullo sfago per fare una ghirlanda decorativa. È la più fresca della città! Penny posiziona il suo carretto della limonata al mercato. Ha molti clienti! Yay! Ecco la famiglia ricca. Tesoro, vuoi un gelato? No, voglio la limonata! Ti compro tutto! Wow, che grande vendita! Sono andati via con tutti i limoni! Ora posso permettermi il biglietto! Posso averne uno, per favore? Yay! Costruisci un letto a castello. Fissa la base con i bastoncini di legno. Bam! Crea i livelli. Fai materassi. Sembrano proprio morbidi. Ecco una scala in legno per salire al secondo piano. Il sogno di Penny si è avverato. È arrivata al campo estivo. Ben arrivata, sono la tua referente. Penny, questa è la tua stanza. Oh, è così grande e bella! Incredibile, un letto a castello! Prendo la cuccetta superiore. Oh, sono così felice! Poco dopo, Rose si presenta nella sua auto d'oro. Vieni con me! Mentre Penny va a lavarsi i denti, la referente porta Rose nella stanza. Ecco qui! Oh, mi piace questo letto! Voglio la cuccetta in alto! Oh no, è occupata! Ah, immagino che dovrò prendere quella sotto. Forse la mia compagna di stanza vorrà fare cambio. Crea uno spazzolino da denti con l'argilla leggera. Aggiungi delle setole. Prepara i tubetti di dentifricio. Uno per ogni ragazza. Ci servirà un beauty. Quello di Rose è viola e oro. Quello di Penny ha un bottone. Le ragazze si stanno preparando per andare a letto. Ognuna ha la sua borsa. Quando... Bam! Lo specchio è vivo! Sei il mio riflesso! Aspetta, siamo esattamente uguali e abbiamo lo stesso ciondolo! Che strano! E se fossimo gemelle? State guardando il vostro programma di cucina preferito! Il nostro ospite di oggi è Lalilu! Mettetevi i grembiuli! Facciamo la pasta! Facciamo l'impasto! Lalilu, aiutaci a rompere le uova! L'impasto è pronto! Stendilo! Ecco della pasta fatta in casa, perfetta! Lalilu mette una pentola d'acqua sul fuoco. 5 minuti dopo, la pasta al pomodoro è pronta! Aggiungi un po' di basilico. Grazie per la visione. Ciao! Le ragazze corrono in cucina. I campeggiatori hanno bisogno del pranzo. Portiamoglielo. Yummy. Prendi i piatti. Io ci metterò dentro la pasta. Tutti hanno fame. Ops, scusa. Mi è caduta. Ah, è caduta anche a me! Andiamo! Yeah!
Fermi, cosa state facendo? Chiamo i vostri genitori. Ops, abbiamo fatto un casino. Taglia una cornice di cartone spesso. Ora dipingila d'oro e d'argento. Decorane metà con strass e perle. Aggiungi rami e bottoni all'altra metà. Si uniscono! Le ragazze stanno lavorando a un piano per riunire la loro famiglia. Facciamo una bella cornice e mettiamoci dentro le nostre foto. Oh, ottima idea! I nostri genitori non potranno arrabbiarsi. Voglio prendere dei rami. La mia sarà scintillante. Andiamo! È bellissima! È come se fossimo una famiglia. Sono felice che siate qui, le vostre figlie! Oh, cos'è? Sembra che abbiano fatto un capolavoro. Guardate, siamo identiche! Restiamo insieme per sempre!